proprio anche come impostazione progettuale, perché non sempre anche nelle nostre istituzioni si riesce a lavorare in maniera trasversale. E invece direi che in questo caso, come si vede sia all'interno di ISPRA ma anche nel rapporto con le agenzie, si è riusciti a fare quel lavoro che adesso ne parlavo con il direttore Pepe, vorremmo provare a impostare anche su altre questioni, cioè il più possibile diciamo in rete, ma anche il più possibile, come posso dire, efficiente ed efficace, perché alla fine qui abbiamo sposato due criteri, sia quello della partecipazione anche dei colleghi nel lavoro, ma anche quello nel raggiungere gli obiettivi nei tempi che c'eravamo prestabiliti. Bene, grazie all'ingegner Bellomo, grazie Barbara. Adesso chiederei a Fabio Romeo, in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di farci un intervento sulla qualità appunto dell'aria in Europa e in Italia e le strategie di intervento. Fabio Romeo, mi piace ricordarlo, è comunque uno della famiglia ISPRA che al momento ha questo incarico importante all'interno del Ministero, questo a testimoniare ulteriormente questa forte collaborazione che abbiamo tra l'ente vigilato e l'ente vigilante, diciamo. Prego, sì, dottor Romeo. Grazie direttore, la ringrazio ovviamente per la possibilità di partecipare a questo evento e di portare il mio contributo, perché come è stato già ampiamente detto negli interventi, questo tema della comunicazione in realtà è un tema veramente centrale nel discorso della lotta all'inquinamento atmosferico, e sempre di più sta diventando un tema da affrontare. Io da responsabile del settore inquinamento atmosferico provo a inquadrare quello che è il problema della qualità dell'aria. Abbiamo detto 10.000 volte questa mattina parola qualità dell'aria, però vediamo di capire per quale motivo ad oggi questo tema è un problema o comunque va affrontato strutturalmente a livello nazionale. E da un punto di vista normativo, su questo sarà molto breve, le norme iniziano negli anni 90 all'incirca con delle direttive che stabiliscono delle regole. Queste regole sono molto semplici, valutate voi stati membri, ovviamente parlo di norme comunitarie, sul vostro territorio la qualità dell'aria, quindi valutatela, nel caso in cui i valori che riscontrate per alcuni inquinanti che hanno una rilevanza tossicologica per la salute umana sono troppo elevati, fate in modo di abbassarli tramite delle misure, degli interventi, cosiddetti piani di risanamento. È importante, informate i cittadini, già negli anni 90 questo tema era stato affrontato, anche se poi probabilmente rispetto agli altri due è stato tenuto un po', non dico da parte, ma meno sicuramente rilevante rispetto alla valutazione e la gestione. La norma di riferimento attuale è la direttiva 2008/50, che rispetto a tutte quelle norme che avete visto prima ha cancellato tutto e l'ha sostanzialmente riprese, cioè in un'unica norma, si è detto inutile tenerne 50 che agiscono contemporaneamente, teniamone una unica, però l'elemento importante è che questa direttiva non ha aggiornato le vecchie, le ha semplicemente riscritte in un'unica direttiva, mettendosi un valore nuovo del PM2,5 come uno degli inquinanti, ma non ha modificato, è raro che una direttiva comunitaria intervenga rispetto alle precedenti e non aggiorni o non vada avanti rispetto a norme anche di 10-12 anni prima, quindi evidentemente un problema c'è stato nell'attuazione di quelle norme che vi ho detto prima. In ogni caso sia le une che le altre agiscono in un modo molto semplice, cioè la qualità dell'aria va tutelata. Come si può ottenere un risultato? Tramite le azioni comunitarie che vanno nella direzione di diminuire le emissioni su tutto il territorio comunitario, e poi quello che rimane da fare te lo fai tu nel tuo paese a livello dei piani regionali. È chiaro che questo è uno schema lineare che è molto semplice, ma che in realtà non si è rivelato poi decisivo e risolutivo nell'affrontare il problema. Le azioni a livello comunitario sono molto efficaci quando sono incisive, nel senso il piombo e il biossido di zolfo, che sono due inquinanti che in passato erano molto molto problematici, hanno tolto il piombo dalla benzina, hanno tolto lo zolfo dalla benzina, ad oggi non c'è assolutamente nessun problema su questi due inquinanti, quindi come a dire le misure comunitarie laddove si possono fare sono anche risolutive mettendone una sola di misura. A livello invece di tutto ciò che non è stato possibile gestire a livello comunitario, è stato più problematico gestirlo a livello nazionale. In termini di emissioni,
Come vedete, le riduzioni che si sono ottenute negli inquinanti, fatto 100 le emissioni del 2000, se andiamo prima si vedrebbe anche di più questa riduzione, sono state molto importanti. Quella azzurra è quella che vi dicevo adesso, il biossido di zolfo, è bastato toglierlo dalla benzina per ridurre del 70-80% le emissioni sul territorio comunitario, che è una quantità enorme. Ma tutti gli inquinanti hanno avuto comunque una riduzione significativa in questi anni. Eppure quello che è successo è questo. Questi sono dati dell'Agenzia Europea, sono del 2015, ma considerate che sono assolutamente uguali anche oggi. Questo è il PM10 e poi vedremo il biossido di azoto. I pallini rossi sono dove si supera la qualità dell'aria, sono le singole stazioni dei vari paesi. PM10 indubbiamente bacino padano e zona del trittico della Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia sono le peggiori, evidente si vede, perché bacino padano conoscete problemi meteoclimatici e quantità di emissioni, di là c'è un utilizzo molto forte del carbone, soprattutto ad uso civile, quindi ci sono dei problemi, ma se in realtà andate a vedere i pallini, ci sono in tutti quanti i paesi, anche nei paesi nordici, dove normalmente sappiamo le politiche ambientali sono anche molto molto avanzate. Sul biossido di azoto è anche peggio di quell'altra, perché il problema, se vedete, è più diffuso, cioè non abbiamo più un paese che spicca rispetto agli altri, ma è molto più diffuso il tema. La Germania ad esempio ha dei problemi grossi, ma lì c'è un grande utilizzo dei veicoli diesel, che ovviamente sono ad oggi il problema numero uno. Qual è il tema? Cioè, perché siamo, diciamo, moderatamente o anche in maniera importante preoccupati? Perché l'OMS ci ha detto delle cose in questi anni, non è stata in silenzio giustamente rispetto al tema dell'inquinamento atmosferico. Innanzitutto ha detto che l'inquinamento atmosferico è cancerogeno, quindi ha posto subito una base importante. Però ci ha detto questo: se voi vedete la parte di sinistra riguarda la quantità di popolazione europea esposta a concentrazioni di inquinanti superiori alle norme delle direttive comunitarie, quindi la direttiva che vi ho fatto vedere prima. Sono percentuali non trascurabili, perché 10%, 20% non è poco, però l'OMS ha detto quello a destra invece è la quantità di popolazione europea esposta a concentrazioni che sono quelle che veramente tutelerebbero la salute della gente, cioè, come dire, lasciate perdere quello che è previsto adesso delle direttive. Se io mettessi i valori giusti nella direttiva, quelli che tutelano la salute della gente, ad oggi le quantità a destra sono quelle di popolazione esposta a quantità maggiori di queste quantità giuste, quindi il 90% della popolazione europea è esposta a concentrazioni maggiori di quelle che sarebbero corrette se venissero impostate nelle direttive. Però qual è il problema? Che 19 paesi ad oggi sono in procedura di infrazione per i superamenti degli inquinanti, 19. Chiaro che 19 paesi, considerate che i valori limite sono entrati in vigore nel 2005, il PM10 nel 2010 l'NO2, quindi non ieri, e quindi vuol dire che dal 2005 abbiamo 30 procedure di infrazione aperte, magari non aperte nel 2005, però rispetto a quei superamenti, e in totale 19 paesi, perché alcuni come l'Italia ne hanno due di procedure di infrazione. Purtroppo entrambe le procedure di infrazione sono in Corte di Giustizia Europea, cioè noi siamo seriamente a rischio di condanna da parte della Corte di Giustizia. Prima condanna vuol dire verifica dell'inadempimento, cioè l'Italia è responsabile di aver violato le direttive. Se la Commissione Europea decidesse di proseguire, si andrebbe a seconda sentenza e lì partirebbero le multe. Ma le multe si calcolano in base a quanto tempo è passato dell'inadempimento, quindi siamo tra i 10 e i 15 anni. Quanto è grave l'inadempimento, è inutile dirvelo quanto è grave, e quanto continuerà. Ogni giorno si paga una multa. Adesso non sono rifiutista, ma so che sulle multe dei rifiuti l'Italia paga tra i 60 e i 120 mila euro al giorno per l'inadempimento sui rifiuti di campagna e sulle discariche abusive, quindi parliamo di cifre enormi, considerando che sulla qualità dell'aria prima di altri 5, 6, 10 anni non rientreremo probabilmente, capite che la situazione è veramente problematica. Allora, le spiegazioni non è che sono semplici da dire ovviamente in una presentazione di 20 minuti del perché siamo in questa situazione. Sicuramente questa slide è utile a capirlo. Questa è quella che vi dice quali sono i settori che ad oggi contribuiscono all'inquinamento atmosferico dei vari inquinanti. Vedete come ogni inquinante
ha una pluralità di settori che vanno a incidere sull'inquinamento atmosferico. Quindi primo fattore la complessità, probabilmente fu all'epoca quando la direttiva fu fatta fu sottovalutato l'aspetto della complessità, perché forse all'epoca si riteneva che non fossero tutti i settori a contribuire in maniera così forte, magari c'era quella concentrazione settore industriale e trasporti, si ignorava che l'agricoltura piuttosto che il riscaldamento domestico a biomassa avessero una potenzialità di inquinamento così grande. E tra l'altro il problema è anche che questo è un grafico di adesso. Se noi avessimo visto questo grafico di 10 anni fa, la parte biomassa probabilmente non ci sarebbe stata, perché non si conosceva, cioè non si sapeva che aveva un'influenza così forte, e quindi anche le politiche di 10 anni fa magari erano state rivolte a settori che avevano sicuramente un'influenza, ma magari non erano quelli più importanti. Questo è la stessa cosa che è stata sul diesel. Il diesel non dico che è stato incentivato, spinto, anche se un po' sì, sulle politiche del clima, perché la CO2 e il diesel in teoria ha un effetto positivo, però sicuramente ha disatteso quello che ci aspettavamo, cioè non ha assolutamente ridotto le emissioni, soprattutto dell'NO2 che è un inquinante ovviamente tra i due centrali insieme al PM10, e quindi tutte le politiche, magari incentivazione per cambiare i veicoli con veicoli diesel nuovi, hanno prodotto l'effetto di continuare ad aumentare le emissioni, perché i veicoli purtroppo non hanno funzionato. Quindi a livello comunitario che cosa è stato fatto? È chiaro che vi ho fatto vedere prima, i limiti teoricamente ad oggi vigenti sono troppo alti, perché l'OMS ha detto che andrebbero abbassati. 30 procedure di infrazione dall'altra parte, quindi la Commissione europea si è trovata da una parte a spingere per abbassare i limiti e dall'altra dire abbasso dei limiti per paesi che non mi rispettano nemmeno quelli vecchi, mi sembra una strategia poco intelligente. Quindi l'azione ad oggi è stata quella di fare questa nuova strategia cosiddetta tematica, ormai non è più nuova perché sono 6 anni, però rafforzare quel discorso di prima, azioni comunitarie, azioni nazionali, le comunitarie direttive volte ad abbassare ancora di più le emissioni medie europee, fatto tramite la direttiva sui medi impianti di combustione, che è una direttiva che ha disciplinato le emissioni di impianti più piccoli, perché ad oggi a livello comunitario si disciplinavano solo i grandissimi impianti di combustione, le AIA, insomma, per farvi capire. Adesso c'è una regola anche per quelli più piccolini. E soprattutto la seconda direttiva è la NEC, cioè la direttiva che abbassa le emissioni di tutto il paese, quindi senza distinguere i settori, da qui al 2030. Un po' come le direttive sulla CO2 che dice dovete abbattere del 30% entro 8 anni. È stata fatta una stessa direttiva anche per la parte emissioni in atmosfera. A livello nazionale la competenza sulla qualità dell'aria è delle regioni, cioè spetta a questi organismi fare i piani, fare il monitoraggio e fare tutto quello che afferisce al miglioramento e alla gestione della qualità dell'aria. Però è chiaro che nel momento in cui si è visto in maniera evidente che le regioni non ce la facevano per tutto quello che vi ho detto prima, una cosa che non ho chiarito prima e adesso non riguarda l'aspetto perché sto parlando delle regioni, è chiaro che gli aspetti tecnici non devono far pensare che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, però purtroppo è un complesso, c'è la meteorologia e quindi la qualità dell'aria non si risolve. No, sicuramente c'è un aspetto anche di, non parlo proprio di carenza, però di possibilità di fare qualcosa in più rispetto al tema della lotta all'inquinamento atmosferico che non è stato fatto, e quindi sicuramente questo insieme a tutti i temi tecnici che vi ho fatto vedere prima ha contribuito alla situazione che abbiamo oggi. Però ripeto, se ci sono 19 paesi che hanno questo problema, è chiaro che è un problema più grosso di quello, non è fatto abbastanza, quindi non risolviamo il problema, c'è. A livello di Ministero, quindi, quando si è visto che le regioni non ce la facevano da solo, sicuramente è stata fatta un'azione di impulso molto forte, che a livello di coordinamento sicuramente c'è stata, perché il Ministero ha questo tipo di ruolo, ma anche di normazione e di incentivazione. In passato ci basavamo molto su questi due aspetti, la normazione, cioè fare delle regole italiane che vadano oltre quelle comunitarie per andare sempre nella direzione del miglioramento. L'Italia ha vietato il famoso carbone che vi ho detto prima che in Polonia è un disastro, l'Italia lo vieta dal 2006 per uso civile. I combustibili italiani sono tra i più normati in Europa, abbiamo una regolamentazione molto importante sui combustibili, quindi ci sono delle regole aggiuntive, così come ci sono le incentivazioni che sono state fatte storicamente sempre in Italia a livello di veicoli, a livello di caldaie, ma questo indubbiamente è risultato non sufficiente, perché c'è stato un aspetto comunicativo di conoscenza al di là del nostro Ministero e delle regioni che ha contribuito negativamente nel successo delle politiche. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco in particolare ai ministeri, soprattutto alla Commissione europea e ai cittadini.
Allora, alle regioni che cosa abbiamo fatto per dare una mano rispetto al processo che era in atto? Le regioni ci hanno sempre rappresentato, io posso fare molto, ma ci sono delle cose per il quale mi fermo perché vanno talmente al di là della possibilità politica della regione che non riesco ad attuare misure così stringenti e severe. Io parlo dell'accordo del bacino padano dell'anno scorso, di 2 anni fa, che di punto in bianco ha vietato per 11 milioni di cittadini la circolazione su tutti i comuni, non sul ZTL centro storico, tutto il comune, fino all'Euro 4. Cioè, l'Euro 4 non è che parliamo di un veicolo di 50 anni fa, parliamo di un veicolo di 10 anni fa, 15 massimo, quindi non veicoli vecchissimi. Oppure 20 milioni di cittadini non hanno più potuto utilizzare le caldaie a legna se non appartenenti a tecnologie avanzate. Queste sono misure chiaramente politicamente complesse. Quindi il Ministero su questo ha agito spalleggiando, provando ad aiutare, quindi facendo degli accordi nel quale venissero previste queste misure. Quindi la Regione, col supporto del Ministero e delle istituzioni, hanno avuto modo di riuscire a intervenire sui settori. Gli altri ministeri, io parlo del Ministero dell'Ambiente per ora e non di intere istituzioni, proprio perché in realtà convincere forse è la parola sbagliata, però riuscire a coinvolgere in maniera costruttiva gli altri ministeri è stato un passaggio importante nel processo. Cioè 10 anni fa il Ministero dell'Ambiente parlava da solo sostanzialmente, tante belle idee, tanti bei fatti, ma poi se il settore non è gestito dal Ministero dell'Ambiente è chiaro che la misura non la posso fare. Invece, grazie a questa attività partita nel 2013 col primo accordo del bacino padano, che fu firmato anche da altri 5 ministeri, abbiamo cominciato a ragionare e vi assicuro che oggi non c'è ministero che abbia competenza su settori emissivi, quindi energia, trasporti, agricoltura, che quando elabora una strategia, una politica, non prende la qualità dell'aria all'interno di questa strategia, cioè non considera che esiste quel tema, non possiamo fare questa cosa perché questa cosa interferisce con quell'altra sulla qualità dell'aria. Quindi è importante che facciamo una strategia integrata che ci consente anche di avere un effetto quantomeno non negativo sulla qualità dell'aria. Questo è un grandissimo passaggio storico per il nostro paese che è stato fatto. Ad oggi si ragiona così. Rispetto alla Commissione europea, il passaggio è stato un po' accennato prima con Torino, cioè in passato c'era questo scollamento, Commissione europea, notaio, superi, finito, quindi mi dispiace procedura di infrazione. E i paesi che si difendevano, adesso c'è un dialogo, cioè ci vediamo, tu vieni da me, ti faccio vedere quello che faccio, mi dici quello che secondo te sbaglio, che cosa posso fare. L'impostazione notarile rimane un po', però si parla. A Torino abbiamo fatto questo, quando venne la Commissione europea il commissario Vella è venuto, non è venuto l'ultimo eroe del Corriere, è venuto il commissario a parlare col Presidente del Consiglio e coi ministri di qualità dell'aria. È stato un altro passaggio storico, è la prima volta che succede una cosa del genere sulla qualità dell'aria a livello nazionale. Rispetto poi ai singoli temi, vado più veloce, allora gli accordi che vi dicevo prima, ne abbiamo già fatti 4 regioni bacino padano, 13-17, poi l'Umbria e il Lazio, la regione siciliana lunedì, ero col ministro giù a Catania per firmare l'accordo, e se ne stanno firmando altri 2 con la Toscana e la Campania, e se ne prevedono altri per il prossimo anno. È importante questo passaggio, diamo alle regioni anche il potere politico, non potere ce l'hanno, però la forza, diciamo, di adottare misure che purtroppo possono essere anche severe. A livello degli altri ministeri, i 2 passaggi fondamentali sono stati l'accordo del bacino padano, come ho detto, in cui sono stati coinvolti anche i ministeri, e il protocollo Aria Pulita, prima ve l'hanno fatto vedere, che è un elemento centrale dell'attività di questo momento, perché interagisce con tutti quanti i settori dove le regioni non hanno invece competenza proprio ad agire. Ci sono settori sul quale solo le istituzioni nazionali possono intervenire, ad esempio, per farvi esempi più sono i sussidi ambientalmente dannosi. In Italia ad oggi ci sono 15 miliardi di incentivi che danno incentivi a qualcuno per fare attività che in realtà producono un danno all'ambiente. Non dobbiamo toglierli, dobbiamo modificarli, per dire, l'esempio più classico è dare incentivo per l'utilizzo del diesel agli autotrasportatori. È chiaro che questo è un incentivo che ad oggi non è molto attuale considerando tutto quello che sappiamo sul diesel. Non dobbiamo toglierglielo l'incentivo, dobbiamo fare in modo che utilizzino magari degli altri tipi di mezzi o venga spostato su altre attività sempre relative agli autotrasportatori, ma non incentivare il diesel. Stessa cosa avviene nel settore agricolo, ma questo è solo un esempio. Questo pesa 15 miliardi di euro per l'Italia, quindi capite anche che c'è possibilità anche di prendere delle risorse per fare delle politiche ambientali. Ultimissima, quindi,
una volta intrapreso questa slide, questo ci tengo a dirlo, non l'ho scritta ieri per oggi, questa l'avevo scritta già un mese fa, cioè questo discorso della sensibilizzazione dei cittadini è un tema ad oggi centrale. Cioè noi possiamo fare le misure che vogliamo, ma se non abbiamo il supporto del cittadino nell'attuazione delle politiche ambientali non riusciremo mai a ottenere un risultato. Io sono molto coinvolto sul tema della legna, perché è quello che in questo momento preme un po' di più da affrontare, perché è quello più impattante e meno conosciuto, perché difficilmente il cittadino ha la percezione che bruciare la legna è il fattore più inquinante sulla qualità dell'aria che c'è insieme ai trasporti. E quindi so che però il tema è difficile da capire, se noi non agiamo sul cittadino, cioè se gli diamo la miglior stufa del mondo e poi lui ci butta dentro le bucce d'arancia, ci butta la carta, ci butta le cose che non vanno bene, ma non è colpa del cittadino, ripeto, questo è importante dirlo, cioè dobbiamo essere noi che gli facciamo capire e collaboriamo insieme a lui per riuscire ad arrivare a un risultato, cioè io ti do lo strumento e tu lo attui nel modo migliore. Quindi questo progetto è assolutamente in questa direzione e quindi ripeto, questa slide io l'avevo scritta prima, ma è assolutamente perfetta per questo evento, cioè noi dobbiamo collaborare con ovviamente i ragazzi ancora meglio, perché già da giovani formano la loro coscienza ambientale, ma anche con tutti gli altri, perché è importante che se non si collabora tutti insieme quel grafico con i pallini rossi lo continueremo a vedere per altri 20 anni probabilmente. Grazie. Grazie a Fabio Romeo, ci ha dato un quadro direi abbastanza esaustivo della situazione. Ora chiederei ai due miei colleghi Giorgio Cattani